L'altro giorno stavo portando Giotto e il mio cane a fare una passeggiata quando ho visto una tipo una tana di una volpe, di una talpa, non so. Cos'è quella roba là? E quindi ho pensato. E se costruissi un aggeggio per andare a vedere cosa c'è dentro? Un po' di giorni dopo, avendo un po' di tempo, ho costruito questo aggeggio incredibile, che non so ancora come chiamare, tipo scrotavolpe o talpe, come l'ho chiamato. È un aggeggio che si infila nella tana con una videocamera per vedere cosa c'è nella tana. Incredibile. E quindi sono andato a vedere. Allora, la faccenda è completata. Qui c'è anche il manico, fantastico. Quindi, let's go. Bene, la faccenda è qua. Noi dobbiamo andare lì. No, comunque è geniale perché qui è più alto di qua, quindi c'è proprio un dislivello che permette alla luce appunto di avere un'inclinazione perfetta, giusto? No, proprio adesso c'è l'acqua. Andiamo a vedere più in fondo se c'è. L'acqua comunque lì finisce, quindi top. Tipo anche quello. Ma quello che abbiamo visto noi è molto più grande, cazzo, sì. E guarda qua, è letteralmente pieno. Oppla. Perfetto. Eccolo qua. Ma è tipo incredibile. È perfetto. Adesso vediamo cosa c'è dentro. Un treppiede no, eh. Allora, vi direi di andare. Allora, accendiamo la luce. Ok, video partito. Ma la luce è accesa, sì. Inquadratura. Vabbè, questa è. Io non so cosa sto inquadrando. Cioè, io non sto, non vedo niente in realtà. Io direi di andare piano piano e vedere. Aspetta, aspetta. Ma c'è incredibile, aspetta, vai. Aspetta. Oddio. Ah, ma c'è. Ma va di là. Cioè, nel senso che fa tipo un giro così. Incredibile. Aspetta. Cioè, va, fa tipo un giro. Ok. Minchia, non posso più andartene così. O forse sì. Aspetta. Oddio. Io non vedo, ma in teoria ha visto cosa c'è di là. Cioè, vedi cosa c'è di là. Cioè, però più di così non posso andare, maledizione. Non posso andare, cazzo. Proprio va di là, proprio tanto di qua. E non posso vedere cosa c'è. Maledizione. Già questo cosa ha ottenuto? Oddio, tutta sporca. Tutta sporca di terra. Però vediamo cosa ho ottenuto. Minchia, che merda, tutta sporca di terra. Vabbè, la GoPro è fatta per queste cose estreme. È terra, non è merda. Aspetta, adesso vedi che non ha registrato un cazzo. Vediamo in diretta. Oddio. Quello cos'è, un verme? Però figata assurda. Provo un'altra volta, ma più di così non può andare. Ma l'ho fissata bene, non è che adesso mi cade tutto. Cioè, è abbastanza stabile come cosa, eh. Aspetta. Ma più di così non va, cazzo. Più di così non va. Questo è il massimo che riesco. Vediamo un po' cosa vede. Vabbè. Questo è il massimo, eh. Ma sei tutta piegata, si è. Questo è quanto. Cioè, più. Mamma mia, che. Pulirlo sarà un'impresa. Cioè, nel senso, non abbiamo visto tanto, però ci piace. Adesso ce n'era un'altra di là che però è molto più grande quest'altra che vedremo adesso. Però mi sa che è tipo scavata un po' tipo artificialmente, cioè non dagli animali. Però ha funzionato bene sta roba, devo dire. L'altro sarebbe questa roba qua, che però è enorme se ci pensi. Cioè, andiamo a vedere. Cioè, guarda. Ah no, però. E la Madonna, come faccio? È enorme sta roba qua. Più di così non muore anche questo, però. Chissà cosa ha visto. Di qua invece. Cioè, vedi come funziona? Tu lo prendi da qua, lo tiri avanti e poi, vabbè, va fin dove può andare. Come dire, è servito qualcosa? No. Ho sfamato la mia curiosità? Sì, possiamo dire. Possiamo dire almeno sì. Vabbè, ci ho messo mezz'ora con questa roba qua, ci sta. Ma perché in fondo noi esseri umani siamo dei filosofi, abbiamo bisogno di risposte. Anche le cose più futili abbiamo bisogno di risposte. Cioè, che senso ha scoprire cosa c'è dentro un tunnel? È ovvio che c'è della terra. Cosa vuoi che ci sia? Cioè, cosa ci dovrebbe essere? Nel senso, non dovrebbe esserci niente. Ma è giusto questo alone di mistero che spinge l'uomo, ovvero me in generale, vabbè, a costruire queste robe e a rispondere a questi
interrogativi che la vita offre, giusto?